Tu che prendi? Il sì. baccalà. Quello che fanno buono coi crudi, la sfoglia, sì, quello sì. fatto tipo la mille foglie, quella prendi tu? Sì, un baccalà normale con i pepperoni crusca. Va bene, aggiudicato, è il nostro. Sì. Donna, Domenico, unica cortesia, un po' di verdurine grigliate. A me. Io no, loro due sì. Un bianco che hai? Che io sono bombicciosa, 10 anni di frutti, io coi bianchi, l'unica cosa su cui sono bicciosa io è il vino, sempre. Una cosa che sia fruttato, leggero, non tipo uno chardonnay, un sauvignon, vedi tu. Bentrovati con Indovina chi viene a pranzo, siamo all'Art Restaurant di Potenza, gradita ospite oggi la dottoressa Maura Locantore, già segretaria provinciale del PD, già vice segretaria vicaria dell'Assemblea regionale, attualmente, fra le altre cose, segretario del Comitato Nazionale per il Centenario di Pasolini. Quindi abbiamo già detto un pochino di cose, la domanda che io faccio in apertura di intervista è sempre quella: come giustifica la sua esistenza? Innanzitutto buongiorno, buongiorno ai telespettatori, grazie a te per questo invito a pranzo. Come giustifico la mia esistenza? Con la ricerca dell'altro. Provo la ricerca? Dell'altro. Dell'altro? Dell'altro. Dell'alcol. No, no, anche dell'alcol, perché i piaceri della vita sono già pochi. No, dell'altro. Provando a costruire una consapevolezza di me stessa nell'incontro con altro, che può essere un altro culturale, un altro umano, un altro dall'impegno come quello politico, allo studio, alla ricerca, qualcosa che mi stimoli. Fra poco ci sarà, non sappiamo quanto presto, un altro, forse, segretario regionale del PD, a meno che non ci sia il commissariamento, eccetera, perché qualche giorno fa, lunedì, se non sbaglio, il segretario La Regina è stato sfiduciato, stragrande maggioranza di quelli che hanno votato. E brevemente, come si è arrivati a questa situazione? Come mai si sono letti pareri contrastanti? C'è chi ha dato ragione a chi l'ha sfiduciato, chi, i pochi per la verità, sostenitori di La Regina sui social hanno parlato del vecchio PD che avanza, insomma, di aver Sant'Arsilio ha detto è stato fatto fuori un segretario per la sua freschezza. Ecco, immagino che lei sia stata fra quelli che non, il voto è segreto, però diciamo il voto è stato palese. Palese, quindi su chiama nominale, per cui perfetto, possiamo dire che lei ha votato contro. Sì, sì. La Regina, che cosa avete imputato alla Regina principalmente? Allora, proviamo a mettere ordine. Ci sarà sicuramente un commissario regionale, perché il nostro statuto, che mi rendo conto è una cosa non solo per addetti ai lavori, ma molto spesso costruisce un artificio intorno a regole che pure dovrebbero essere regole di sana convivenza democratica all'interno di un partito. Verrà un commissario perché con la mozione di sfiducia si attiva la procedura del commissariamento. In abbinata alla mozione di sfiducia abbiamo anche chiesto all'assemblea, che era ancora in carica, reduci da un lungo periodo di commissariamento degli scorsi anni, di provare ad insediare subito la commissione congressuale, in maniera tale da allineare anche con un congresso nazionale, perché ci sarà anche quello, e dare subito una guida al Partito Democratico. Chiarito questo. Allora, il voto è stato palese, è stato un voto purtroppo maggioritario, perché lei ricorderà, Raffaele La Regina era stato eletto con il sostegno di un 64% dei 100 componenti, per un gioco strano del destino. Peraltro c'è stato un delegato che era connesso, perché l'assemblea era in forma ibrida, che non ha avuto la possibilità di, perché ha avuto un problema di connessione, un banalissimo problema di connessione. Il destino avrebbe voluto, se no, 64 su 100, esattamente come l'hanno votato, non esattamente gli stessi, perché una parte di quella che era la maggioranza che si era racchiusa, si era costruita intorno alla figura di Raffaele La Regina, 7 di loro si sono astenuti, e un numero più o meno simile a 7 si è invece allontanato dal momento della votazione. La Regina è stato sfiduciato da una parte di maggioranza e da un pezzo di minoranza, e le 30 persone che non ci sono state, fatti salvi coloro pochi che si sono allontanati, sono invece coloro vicini all'ex presidente
della regione Marcello Pittella, che avendo compiuto altre scelte non hanno partecipato per correttezza ai lavori dell'assemblea di un partito che non è più quello del presidente. Allora, dicevamo, cosa avete imputato alla regina? Le elezioni di Policoro, poi questo, ecco, balletto che l'ha visto anche protagonista in qualche modo, ricordiamo le candidature per le elezioni politiche, la regina in un primo momento si era defilato, poi nottetempo, insomma, è uscito fuori lui come candidato, sì. Anche lei, però lei giustamente insieme ad altre persone ha rifiutato perché era una candidatura, diciamo, pro forma in qualche modo sostanzialmente. E quindi è stato contestato anche questo alla regina. Ma guardi, questo è la fine di un lungo percorso che ci ha visto perdere nei confronti di Raffaele e la regina un sentimento che secondo me non dovrebbe mai venire meno in politica, che è la fiducia e la reciprocità. Tant'è che appunto pure in un regolamento abbastanza contraddittorio si parla di mozione di sfiducia. È quello che è venuto a meno, nella misura in cui a Raffaele la regina, e lo dico io che ho traghettato quella lunga fase commissariale insieme al mio collega Claudio Scarnato, io avevo fatto una grande cessione di fiducia e di credito a Raffaele nell'idea che potesse incarnare quel solco, non del giovanilismo, perché io non mi appassiono all'idea che debba esistere necessariamente un contraddittorio fra giovani e vecchi, fra meno giovani e meno vecchi. La politica non è una questione anagrafica. Io credo che Raffaele avesse tutte le potenzialità umane e politiche per aprire una fase nuova del Partito Democratico. Siccome in politica non bisogna venir meno in genere agli accordi e né bisogna aver timore di farli quegli accordi, l'accordo che aveva stilato con me, quindi parlo di me e poi gli altri potranno, diciamo, dire la loro, era quella di provare ad accompagnare un processo di rigenerazione del Partito Democratico che avesse però come obiettivo il Consiglio regionale, perché questa regione ha necessità di classe dirigente capace, è sotto gli occhi di tutto la crisi di sistema, ma anche, e non voglio dire, adesso ci arriviamo, adesso ci arriviamo, di mettere quindi, di essere lui costruttore di una nuova piattaforma programmatica col punto di vista di un ragazzo di 29 anni. E invece gli è girata la testa a un certo punto. E invece ad un certo punto ha interrotto questo processo, ha ricevuto la proposta di una candidatura dal Partito Nazionale legittima, proprio perché probabilmente anche quel gruppo dirigente, esattamente come avevo fatto io in una notte, ne riconosceva le potenzialità. Io gli contesto che in quel momento doveva fermarsi, scrollarsi l'idea di essere il candidato capolista in Parlamento, tornare in Basilicata da Roma, aprire una discussione e provare a dire: ragazzi, come si fa in politica? Mi è stata proposta questa cosa, ho il vostro sostegno? Sì, troviamo soluzioni perché un partito non imploda e perché tutti quanti insieme ci costruiamo intorno ai due candidati, all'epoca sarebbero stati Vito De Filippo e Raffaele la regina, il miglior consenso che comunque non interrompa quel percorso. Anche io li contesto questo, li contesto la fuga in avanti, l'idea di soddisfare anche un legittimo desiderio in politica. Forse però troppo presto. Troppo presto. Però il cittadino che vi segue, che è di centrosinistra, dice: però almeno la regina era lucano. Tutto questo sfascio alla fine ha portato a una candidatura di una Amendola che l'abbiamo vista adesso, chissà se lo rivedremo mai più. Enzo Amendola è un dirigente di qualità e io non ho dubbi. Va bene, che a prescindere dalle qualità. No, non ho dubbi che continuerà ad occuparsi della Basilicata, lo ha dimostrato anche sulla vicenda del bonus gas, offrendo una mano al governo regionale dicendo: provate ad utilizzare gli aiuti di Stato per le imprese. Quindi non ho timori sulla caratura e sul profilo di Enzo Amendola. Oggettivamente anche lì il ritorno in Basilicata e la riapertura di una discussione poteva favorire anche nei confronti del Partito Nazionale scelte differenti. In questo io quindi penso sempre colpa della regina. No, io penso che poi il clima con cui si siano sovrapposte e accavallate le cose abbia reso più esasperato e più fagocitato, per cui le ore sono andate via e in 48 ore poi è difficile costruire un percorso. Pittella va via e insomma poi portando inevitabilmente via anche i voti, no? Si poteva evitare anche questo? Probabilmente si poteva e si doveva evitare, anche come? Anche provando ad aprire, diciamo, un canale di discussione non sugli organigrammi, perché quelli sono la risoluzione finale,
ma la costruzione di un percorso di partecipazione. Io penso che l'ex presidente Pittella non sia andato via una personalità, sia andata via un pezzo di storia politica di questa regione e sia andata via anche un punto di vista differente. Il presidente Pittella ha sostenuto Viviana Cervellino al congresso, quindi su una mozione congressuale differente da quella di Raffaele La Regina, però in un partito che vuole essere davvero plurale bisogna avere la capacità di ascoltarsi, di rispettarsi reciprocamente, e probabilmente poteva essere evitabile se in questa fase di costruzione delle candidature, ecco, io contesto a Marcello questo, che non se ti bucano il pallone non si lascia la partita, si prova a riaprire una nuova partita con un nuovo pallone. Questo sì, perché poi se il riverbero della politica diventa il destino personale, vale per La Regina come vale è lo stesso discorso, a differenza delle scelte che hanno compiuto le donne, perché poi in politica la donna numero due candidata dietro Enzo Amendola o candidata, non dico dietro a De Filippo perché insomma non è stata eletto, con molto dispiacere lo dico, ma di fronte ad Enzo Amendola, il futuro di Enzo Amendola non sappiamo quale sarà, io gli auguro un futuro luminoso, le ripeto, un uomo di primo piano del nostro partito, poteva comunque accedere ad una seconda, quindi il tema non era la candidatura di servizio, era l'idea che le donne offrono le proprie competenze, le proprie capacità, proprio prendersi cura, perché le donne hanno più capacità di prendersi cura di una comunità, sia quella più personale, perché poi è nella storia questo ruolo delle donne, sia di una comunità politica, e mortificare quel portato è la stessa cosa che dico per Pittella, no. Un punto di vista differente che supera l'essere capolista. Non voglio fare una domanda con telefonate anche stupide, però mi viene da chiederle, se lei invece di Mauro Locantore fosse stato Mauro Locantore, crede che le cose sarebbero andate diversamente? No, io in politica non ho mai sentito il peso del divario di genere. Ah, soprattutto nei ruoli di governo, io lo ricordo con molta simpatia. Il mio primo incarico politico è stato essere la segretaria dei giovani dell'allora Margherita, in un consesso in cui erano tutti ometti, perché eravamo giovani ragazzi, poi io penso che le esperienze della militanza giovanile sono quelle che si ricordano con più piacere. Proposi la mia candidatura. Di quello mi dispiaceva allora e mi dispiace ancora oggi, molto spesso sono le donne che non votano le donne. Ah. Quindi trovai il consenso dei tanti giovani della Margherita maschietti e diventai segretaria provinciale senza quote di genere. Poi però dobbiamo fare i conti con la realtà. Spesso il correttivo serve, quindi ad esempio una legge come la doppia preferenza di genere agevola. Però se devo dirle che sono mai stata in una riunione in cui mi abbia detto ma perché, io credo che poi l'autorevolezza del proprio pensiero, delle proprie azioni superi il sesso, il genere. La Meloni, primo presidente del Consiglio donna, però per Fratelli d'Italia è una sconfitta, doppia sconfitta, oltre che elettorale, diciamo anche, non lo so, politica, morale, per le cose, per il centro-sinistra. E qui diciamo la risposta e la domanda le trovo molto coerenti e connesse fra loro, perché era complicato fare una campagna elettorale chiedendo il voto delle donne quando in tutto il sud Italia non c'è stata una donna candidata capolista, non solo in Basilicata. E per una donna che vuol partecipare alla vita politica, trovarsi una donna candidata, probabile premier, perché si capiva che nel centrodestra avrebbe avuto, sì, al netto dei sondaggi, proprio per il profilo che la Meloni ha costituito. E paradossalmente in queste ore Giorgia Meloni chiede di essere definita presidente, il presidente del Consiglio e non la presidente. Quindi anche lì prova lei stessa a marcare un distinguo, e io lo leggo come un momento di fragilità, perché non ha necessità di nascondersi dietro al ruolo tipicamente maschile per affermare che quel ruolo possa essere incarnato anche da una donna. Lo dico senza nessun vezzo. Anche la scelta, diciamo, dell'outfit della Miss, che se è Miss, come dicono a Potenza, non lo giudico, però dell'outfit molto maschile, molto maschile, con la camicia bianca, la giacca, senza gli accessori tipici di una donna, che non significa esporre il corpo, però avrebbe lanciato un segnale. Angela Merkel è stata donna protagonista di un importante processo europeo, non ha mai avuto problemi a farsi chiamare alla cancelliera.
esatto. Non il cancelliere. Veniamo un po' alle questioni locali. Allora, questo PD è, possiamo dire che è in macerie il PD adesso? È ferito, però non finito? No, non è. Ecco, la domanda che ho fatto spesso a esponenti del Partito Democratico e del centro-sinistra: da cosa, qual è la pietra angolare sulla quale cercare di ricostruire? Ecco, lei parlava di elezioni regionali, c'è il Partito Democratico. Competitivo, un Partito Democratico competitivo. Esatto. Tre elementi. Innanzitutto il Partito Democratico ha una comunità di amministratori e di dirigenti sul territorio che si sono formati nel tempo. Il Partito Democratico ha un sistema valoriale che molto spesso nell'esasperazione di quel suo pluralismo interno ha generato il correntismo interno esasperato, però il punto di vista differente c'è e se messo a valore può diventare una ricchezza, cosa che non vedo negli altri partiti purtroppo. Per essere competitivo, e questa è la sfida del PD lucano, ma io credo del PD nazionale, dovremmo fare i conti con un fenomeno che è un fenomeno che però riguarda la politica in senso più ampio, che è questa forte spoliticizzazione che c'è, il tema dell'astensione, dell'astensionismo, su cui poi però riflettiamo soltanto a risultati nell'elaborazione del lutto per alcuni o della vittoria per altri nel momento elettorale. Invece è un tema serio. Allora il PD deve ritrovare credibilità, ma deve uscire fuori dalle stanze e deve provare a parlare con il cittadino di cose semplici. In Basilicata c'è un tessuto sfilacciato, il mondo dell'associazionismo c'è ma non riesce mai ad essere completamente protagonista, il lavoro che fanno i sindacati è un lavoro importante, ma i sindacati si occupano di lavoro e di lavoratori, in questa regione manca il lavoro che dovrebbe essere in cima all'agenda di tutti quanti noi. Le parti datoriali vivono dall'altro lato della barricata lo stesso conflitto. L'Università della Basilicata, che dovrebbe essere, per guardare alle nuove generazioni, o il mondo scolastico della Basilicata, come dico io, ha sempre una funzione ordinaria e mai straordinaria. Io penso che siamo in un'emergenza. I lucani hanno affidato il loro voto e probabilmente la loro vita ad un governo che aveva fatto della cifra del nuovo tout court la sua campagna elettorale. È un nuovo che non c'è, ed è una fragilità di un sistema che è messo in crisi. Allora, o il Partito Democratico entra anche a gamba tesa in questa dinamica, oppure avremo una serie di fenomeni spuri che daranno la stura non all'1%, il 2% in più ad un partito, ma al partito dell'astensione, perché se non ho la possibilità di scegliere e anche la proposta politica non è molto dissimile. Pensi alla roba che è successa in questa agenda, famosa agenda Draghi, fra Terzo Polo e Partito Democratico. Ad un certo punto l'elettore che segue dice: il Partito Democratico fa sua l'agenda Draghi, Calenda e Renzi fanno propria l'agenda Draghi, Forza Italia in parte fa sua l'agenda Draghi. Scusate, ma se tutti fate il vostro l'agenda Draghi, qual è il distinguo fra di voi? Lì la Meloni è stata bravissima, perché ha dismesso i panni della leader sovranista, populista, e ha rassicurato gli italiani che qualcosa di diverso era avrebbe fatto. Adesso cosa è di diverso lo scopriremo solo vivendo. Facciamo un brevissimo passaggio, lei ha fatto alcuni accenni alla situazione del governo regionale in Basilicata. Ovviamente c'è questa inchiesta giudiziaria che ha i suoi tempi ed è giusto che si attendano anche le sentenze, però voglio dire, si è creata una situazione che abbiamo già visto in passato, penso al Rimborsopoli, ad altri, anche la vicenda giudiziaria dello stesso Pittella, che poi è stato assolto in primo grado, quindi questioni che abbiamo già visto. E laddove magari ci sono state dimissioni in passato, Bardi invece ha deciso di andare avanti. Fa bene Bardi andare avanti secondo lei? Non vorrei farle una domanda telefonata, però la domanda è questa. E poi oggi, anzi di ieri, la notizia di questo, qualcuno l'ha chiamata stampella, insomma, sì, però, di Polese e Braia. Cosa ne pensa?
Allora, qui rispondo in maniera lapidaria. Bardi fa bene ad andare avanti se ha soluzioni per il locale. Se Bardi va avanti perché deve rassicurare i destini e soprattutto deve coltivare il potere a posto della proposta politica, farebbe bene a dimettersi. Se non vedo, questo però è il mio giudizio, che sta dall'altro lato, perché io sono in opposizione, certo, al governo Bardi, non ho visto e non vedo un'idea, una visione di Basilicato. Bardi, gliela dico in campano così si capisce, ma tira a camba. Tira a camba, lo capisce sicuramente lui, che campano in pratica lo è. Braia Polese. Un dato sconcertante, tornando al Partito Democratico, al suo radicamento sul territorio. Abbiamo fatto una sorta di gioco da campagna elettorale, per cui Enzo Amendola e Vito De Filippo chiedevano, sì, ai vari comuni quante volte avessero visto il presidente Bardi. Loro hanno girato più o meno oltre 90 comuni, hanno visto il presidente Bardi in 3 comuni locali. Di questi 3, uno è Figliano, dove lui vive. Quando sta in Basilicata. Quindi i cittadini, lei dice, hanno visto. Invece Braia Polese, cosa diciamo? Braia Polese dicono che loro è un gesto di responsabilità istituzionale perché concedono la surroga. Mi auguro che si fermino a questo, perché sulla responsabilità istituzionale nulla a questio. Se la responsabilità istituzionale invece camuffa qualcos'altro, inciucio politico, dice. L'inciucio politico, non credo che sia questa l'epoca dell'inciucio. Per il bene della Basilicata, credo che sia meglio andare alle urne. E lo dico da un punto di debolezza, avendo un partito che deve che adesso è nella situazione storica peggiore. Non ne faccio una speculazione, penso davvero al bene dell'Italia. Lei, dicevamo prima, è segretario del Comitato Nazionale per il Centenario di Pasolini, quindi un incarico importantissimo. Una brevissima battuta, forse anche a sproposito, spesso viene tirata in ballo la frase di Pasolini: io so ma non ho le prove, che insomma viene semplificata nel suo... Sì. Le chiedo di semplificare anche lei, però, su cosa lei sa e non ha le prove? Relativa alla Basilicata. Questa è una domanda interessante. Io in questo, da studiosa pasoliniana, coltivo sempre il dubbio. Lui aveva certezze che io non ho, quindi probabilmente inverto la risposta. Non lo so, vado alla ricerca di prove. Va bene così. Chiudiamo, abbiamo già detto tantissime cose. Il film, il libro e la canzone che la rappresentano. Allora, il libro che mi rappresenta è L'animale morente di Philip Roth. Ah. C'è questo professore universitario che ha deciso di costruire tutta la sua vita senza avere grandi relazioni stabili, sentimentali. Poi in un'aula universitaria entra una donna che lo seduce e tutta la scrittura di Philip Roth l'ho sempre trovata seducente. Quindi quello è il mio romanzo preferito. Anche sui testi o le canzoni musicali ho un'autrice che è madre di seduzione, perché fin da quando ero ragazzina io ascolto, soprattutto perché mi trasferisco spesso in macchina, Mina. Ah. E penso che uno dei testi più belli di Mina sia Bugiardo incosciente. Animale morente, Bugiardo incosciente, qualcuno potrebbe leggerci dei riferimenti. Sicuramente. Il film. Ah, il film. Beh, film diversi. Ecco, in questo c'è un film pasoliniano che mi piace molto, che è Mamma Roma. Ah, Mamma Roma, stupenda. Perché trovo che ci sia del tragico e del reale nel racconto di uno spaccato dell'Italia, e penso che lì bisognerebbe riflettere, oltre al ruolo femminile, anche lì seducente di Anna Magnani, quindi mi pare che la risposta sia tutta intorno alla seduzione, pure di fronte ad un evento tragico come la perdita di un figlio. Credo che ci sia quel senso d'Italia e di paese che non abbiamo mai avuto davvero, quell'Italia del boom economico. Ecco, è un po' il contrario della dolce vita di Fellini, per cui Mamma Roma lo trovo ancora attuale, perché credo che l'Italia, quell'Italia e anche quell'Italia del boom economico ci sia più. L'ultimissima, fra 100 anni cosa vorrebbe fosse scritto sulla sua lapide? Ha amato molto gli altri. Benissimo, grazie dottoressa, buon grazie pranzo, a voi, buon grazie tutto. Grazie del pranzo e grazie della conversazione. Grazie a lei. Mondiamo? Perfetto.